riprendiamo il nostro discorso un po' sulle varie razze, qui ne abbiamo veramente di particolari, cominciando dall'husky, dal giapponese, dal piccolo carlino, al labrador, al bulldog, a un rottweiler, due pastori tedeschi e un cucciolo. Le razze che vedete qui sono razze che sono state selezionate dagli esseri umani. Tutte quante le razze nascono dal lupo. Il lupo è stato selezionato nei vari secoli, nei vari millenni e abbiamo ottenuto circa 400-450 razze in tutto il mondo. Ogni razza viene utilizzata per fare qualche cosa. Cominciamo per esempio da questo qui. Questo qui è un husky. Vuoi spiegare tu se sai la razza un po' dell'husky? Dai! L'husky è un cane nordico, strettamente nordico, che vive praticamente nel Polo Nord. È un po' solitario, particolare, però è un cane molto dolce, affettuoso e ha molta vitalità. Va bene per fare molta ginnastica, ti tiene allenato. Più che altro un animale che qui da noi, essendo abituato nelle grandi vastità del polo sud, del polo nord, dove li utilizzano, è che se, non è che si perde, fa dei giri immensi per riuscire in una sua idea. Magari sono animali bellissimi, però guardate, sono come le donne molto belle. State attenti a toccare questi animali perché pagate carissimo la faccenda. Guardatelo, non è così buono come si possa pensare. Sono degli husky che sono abbastanza aggressivi. Grazie. La signora, se sa qualche cosa sulla sua razza. Lui è un cane giapponese, si chiama Akita, viene dal nord del Giappone ed è un cane che a differenza sembra l'husky, ma lui è molto tranquillo. Sta volentieri anche sdraiato in casa, non ha bisogno di camminare tanto, però quando è fuori è un bel camminatore, non fa molta compagnia. Ed è uno dei pochi cani che si sceglie il padrone. Sì, caratterialmente è un pochino particolare, però come con noi è molto più. I giapponesi, i samurai, non gli mettevano mai il collare. Era lui che seguiva il padrone e giudicava se doveva difenderlo o non difenderlo in determinate situazioni. Esistono tre tipi, c'è una piccola, una media e una grande. Questo cos'è? Un medio alto. È medio alto ed è ancora un cucciolone, però il carattere è abbastanza pernicioso. Con gli altri cani, con i suoi familiari è molto affettuoso, è molto riservato come animale. Ecco, è sicuramente una rarità di questo colore, di questa cosa. E si annoia con una certa facilità. Ah, qui! Conosce qualcosa sulla sua razza? So che è un cane di origine cinese. È un cane normalmente tranquillo, anche se questo è un po' un fatto anomalo, perché è molto vivace, affettuosissimo, attaccatissimo alla casa, ai padroni. Non socievolissimo, almeno la mia, qui, mia cagnolina. Altro no. Sì, è un cane che è molto diventato delicato. Sì, è molto delicato. È un cane di grande moda per le signore di una certa età perché ricorda un po' il viso del bambino, e viene, si lascia prendere in braccio facilmente. Io ne ho istruiti alcuni, sono di un'intelligenza mostruosa, di un'affettuosità, di un'intelligenza mostruosa. Fanno una grande fatica a respirare per via del fatto che vedete che hanno il nasino là. E hanno qualche problemino nel periodo estivo, però sono animali veramente, veramente unici per l'affettuosità. La leggenda dice che i cinesi avevano uno schiavo che quando nasceva per diversi mesi gli teneva un dito sul naso per far sì che il naso fosse girato all'interno e l'imperatore voleva che fosse un animale molto viziato. Quindi gli davano tutti i tipi di mangiare possibili, inimmaginabili. Insomma, una grande carognona, va bene? La razza, ok. Oh, dai, mi parli lei della Lady, su. È un cane che ama l'acqua. Lei va, gli piace tuffarsi, buttarsi nell'acqua, sta anche le ore nell'acqua. È un cane molto coccolona, è adatto per i bambini, per le famiglie, per gli anziani. È molto socievole, sta con tutti i cani, sta con tutte le persone. La Lady è un cane canadese, perché il Labrador è un cane canadese, un cane d'acqua. In Italia viene utilizzato quasi prettamente per la ricerca di persone sotto le macerie.
è un animale, devo dire, intelligentissimo, almeno le femmine sono sicuramente molto intelligenti e molto brave, eh? Questa qui è la, come si può dire, è la, quella che fa pace a tutti. L'entrepreneur del gruppo, dai, quella che fa fare pace a tutti, è veramente, veramente brava. Pippo qui, che è il mio, come si può dire, un po' il mio preferito, eh? Un briella, eh. Ci racconti qualcosa, dica qualcosa del suo cane. È un bulldog inglese, cosa gli dico, è un po' matto. Sì, è un po' birichino, è un po' birichino, gasatissimo. Credo che sia uno dei pochi bulldog al mondo che lavora, che fa qualche cosa. Veniva utilizzato in Inghilterra per le scommesse nell'uccidere i tori, venivano selezionati e ha una mascella veramente particolare. Se voi vedete i denti di questo animale, se ce li fa vedere, sono molto interni. Ecco, non è un animale buono come si vuol far credere, è un animale che ha una chiusura mascellare incredibile, uccideva gli avversari per soffocamento o per dissanguamento. Quando uno prende un animale così deve stare veramente attento, deve stare attento nel periodo estivo, perché sono animali che nel periodo estivo ha un caldo incredibile, e deve stare attento nell'approccio con gli altri animali, perché è pur sempre un animale abbastanza pericoloso. Questa signorina qui invece è una Rottweiler. Vuol dire qualcosa sulla sua Rottweiler? La Rottweiler è una femmina, il Rottweiler è una razza molto antica, di 2000 anni, vince Aldo. Lei è particolarmente dolce, molto affettuosa, mai aggressiva, a differenza dei maschi è anche molto tranquilla, vive con noi in famiglia e adora la sua famiglia. Però allo stesso tempo sa essere anche una guardiana molto veloce nel fare il suo lavoro. Comunque Rottweiler si chiama Rottweiler perché è il simbolo della città di Rottweiler in Germania. Quando i romani abbandonarono nelle paludi questi animali, perché si ritirarono dalla Germania, e li abbandonarono in quella zona dove si fondò questa città, e si chiamò Rottweiler come il nome di questa città. Inizialmente erano cani da guerra, poi divennero cani da commercianti, e negli ultimi tempi sono diventati cani per persone che hanno problemi fisici, perché sentono il dolore del padrone in una maniera esagerata e vogliono aiutare spasmodicamente i loro padroni. In Germania erano cani da commercianti perché la loro bravura e la loro forza è talmente tanta, fedeltà, che il commerciante, finito il lavoro la sera, metteva i soldi al collo del cane e il cane li portava a casa, nessuno era in grado di poterglieli toccare perché li difendeva fino alla morte. Sarebbe un bovaro, eh? Sarebbe... però sono degli ottimi cani. Oh, il Rottweiler schiaccia 450 kg, tira 800-850 kg, è sempre un animale da stare molto molto attento. I classici pastori tedeschi, che vedete bene, la signora è bravissima perché fa anche ricerca di sostanze stupefacenti. Questo qui invece, mi parli del suo, perché il suo non so neanche se è un pastore tedesco, ma il gatto è tutto tranne che del pastore tedesco. Pastore tedesco maschio, affettuosissimo, esprime questo suo affetto in modo diverso a seconda del componente della famiglia. Mio marito lo porta in giro, con me fa l'addestramento e gli do la pappa. La figlia non è molto adatta a averlo vicino, è speciale. E quando deve lavorare si deprime? No. Solo la parola lavoro lo stanca. Però è bravissimo, eh? Prendi in braccio il tuo cucciolo. Ecco, questo signore ha voluto, è stato costretto a prendere un pastore tedesco nero. In Italia li allevano solo o forse in Europa li allevano solo in un posto. È andato a prenderlo in questo allevamento, è un animale abbastanza, diventerà sicuramente un animale molto grosso. Lo stiamo socializzando già da piccolino, perché sicuramente da grande avrà qualche forma di aggressività, quindi va tenuto veramente veramente controllato. Vi facciamo fare due esercizi con... li fate ancora voi? Vi metto giù due ostacoli, eh? Va bene? Due ostacoli. Non arrabbiatevi, eh? Manda il tuo, andate e ritorno. Ecco, quello che dovete capire è... vai, è il grande controllo, perché questi animali in mezzo agli altri non protestano niente. Va a baciare la sua sorella,
via, provi Pippone lì, dai. Questo è veramente raro, un cane da caccia che lavora. Op, Zurich. Ma se abbiamo ancora un minuto, vorrei farvi vedere il bulldog che fa un salto particolare. Si metta di là. Forse le conviene prenderlo da questo lato, eh? Così com'è? È pronta? Via, lo gasi un po', via, guardate che bravo. Bravissimo! Torni! Zuri, via! Via, Pippone! Bravissimo, guardate! Un bulldog che fa questo salto veramente incredibile. Ve ne facciamo vedere uno? È il Terranova, dai, che è il gay. Su, chi c'è? Opla, bravo Lucky! Zuri, torna dietro, ciccione! Bravissimo! Allora, abbiamo finito anche questa puntata. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta, dove parliamo di cani da lavoro per la protezione civile.